Ciao a tutti, benvenuti e noi arrivati e bentornati agli altri sul canale. Fa veramente tanto caldo e quindi anche oggi il video sarà brevissimo. Ed è il secondo della serie Da grande a piccolo, quindi quello che trovo per casa tento di trasformarlo in miniatura. E stavolta ho trovato dei laccetti, avete presenti quelli, ci sono vari prodotti chiusi in busta, che hanno dei laccetti che chiudono la confezione. E sono questi qua, ne ho alcuni per casa al momento e mi è venuto in mente di farci qualcosa insieme a delle carte adesive, un washi tape e una carta adesiva specchio, semispecchio. Vediamo quali attrezzi ci servono. Gli attrezzi che potrebbero servirmi sono un paio di tronchesine forti, un paio di pinze a becco piatto, e un paio di forbici e una matita tonda su cui arrotolare la fascetta. Ho preso la misura del polso della Barbie e ho visto che 2,5 cm bastano e addirittura la linea cade proprio al centro di questa fascetta e quindi da una possiamo ricavare due bracciali. Adesso che abbiamo la misura con le tronchesine cerchiamo di tagliare il più dritto possibile. Queste sono un po' storte. E siccome le mie hanno il filo rovinato, queste tronchesine, anche se sono molto forti, riescono a tagliare il fil di ferro e non la plastica, e quindi taglio la plastica con le forbici. Dovesse succedervi la stessa cosa, andate tranquilli perché la plastica poi con le forbici si taglia facilmente. Una volta che abbiamo il pezzo, scegliamo la parte che ci piace di più, quella messa meglio, meno rovinata. E la posizioniamo a faccia in giù sulla parte che incolla per esempio del washi tape. Dobbiamo lasciare ai lati di questo pezzetto un bordo lungo tanto quanto il bracciale stesso, quindi lo mettiamo circa qua. Adesso ne tagliamo qui altrettanto. In effetti anche un po' di meno perché in pratica vedrete poi. Allora, e a questo punto facciamo degli ettini così, perché poi andiamo a piegare i lati all'interno, verso l'interno, così togliamo l'ansia del bordo da tutte e quattro le parti e questi li giriamo così. Stanno sbrucichi in ogni dove. Questi bordi invece li tagliamo dritti per dritti e lo facciamo per tutti e quattro. Se poi sono troppo lunghi, questi lati li accorciamo un pochettino. Allora, questo scotch non incolla molto bene, nel caso utilizzate della colla oppure fidatevi, incollatelo perché poi si reggerà, queste parti saranno loro a reggere il resto dello scotch, del nastro adesivo. E spingete molto molto bene in modo che qui ai lati si vedano bene i rialzi, quelli causati dal fil di ferro. A questo punto vedete abbiamo due parti, una con lo scotch qui che va uno sopra l'altro, se si vede troppo da questa parte, tagliatelo un pochettino, non si deve vedere in pratica. Qui deve essere tutto liscio. Aiutatevi con le unghie, casomai, e segnate il fil di ferro. Quindi la parte tutta liscia sarà l'esterno, questa parte dove lo scotch va a chiudersi sarà l'interno del bracciale. A questo punto pulite se ci sono dei rimasugli, prendete la matita e arrotolate il bracciale con lo scotch verso l'interno e la parte liscia verso l'esterno, piano piano. E per finire, per chiuderlo, vi aiutate con le pinzette. Ecco il bracciale finito. Sì, ci sono delle parti che si scollano, poi casomai appunto mettete un po' di colla e dovrebbero fissarsi. E vedete qui come si vedono i rialzi?
bellino. Adesso proviamo con la carta specchio, vediamo che succede. Ripeto la stessa identica operazione. No, la carta specchio decisamente non funziona, è troppo rigida. Allora provo con questo washi tape dal sapore steampunk e vediamo cosa esce fuori. Questi sono tutti esperimenti che più o meno faccio insieme a voi, Li provo pochissimo, niente prima. Sono veramente con ciò che trovo in giro per casa. Stessa cosa, facciamo dei taglietti ai lati. In modo da formare dei trapezi laterali. E voilà. Poi tagliamo la parte qui lunga, lungo. E magari qui e qua. Togliamo i pezzi e ripetiamo dall'altra parte. Il washi tape ha funzionato meglio di quello che pensassi. E questo è quello di carta sottile, questo era più spesso, in effetti non è collato benissimo. Invece questo direi che è perfetto, sembra quasi dipinto direttamente sul bracciale, anche perché questi laccetti hanno la superficie bianca e quindi mettendo il washi tape il bianco fa risaltare il colore e i disegni. Proviamo sulla bambola. Tessa ci fa da modella, questo è il primo e direi che sta benissimo, soprattutto su questo skin tone l'azzurro mi piace veramente tanto, azzurro e fucsia stanno benissimo. E questo qua, allora, quando lo mettete aprite un pochino in modo che da non graffiare il polso della bambola, poi mettete un po' così di lato, ristringete e il gioco è fatto. Anche questo qua è carino. Beh, direi che per oggi può bastare. Se avete dubbi o domande, come al solito, scrivete qui sotto nei commenti, o anche se avete suggerimenti. E nel frattempo vi saluto, speriamo che questo caldo passi presto, e ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver seguito, ciao!